Terza parte del nostro programma Spazio Giovani, lo dedichiamo. Marco, facciamo parlare un po' a Giovanni. Stavamo parlando di filosofia, tra l'altro, nel nostro break, stavamo parlando di questioni molto alte. Sì, bisogni primari e secondari. Bisogni primari e secondari. Ma vi ricordate quando si diceva atto piccolo e atto grande? In Italia, no, voi siete troppo giovani, pure. Ma non ti ricordi? No. Ma come siete giovani? Sono così vecchio io. Cioè a scuola. Sono number one and number two qui. Sai cosa vuol dire atto grande e atto piccolo? Beh, insomma, intuisco. Ma solo per intuizione. Sono noi eravamo abuso. Obbligati a dire perché si alzava il ditino a scuola per andare fuori, no? Cosa devi fare? La maestra ti giuro. E la maestra ti chiedeva, e tu dovevi rispondere atto piccolo o atto grande, perché lei doveva controllare il tempo che tu stavi fuori. Oddio! Soprattutto in questione di privacy queste cose. Soprattutto se, e guarda, ti parla ancora anche della fino alla terza media, non solo delle elementari. Hanno creato generazioni di stimoli. Soprattutto quando c'era il tema in classe, eccetera. Adesso è cambiato un po' tutto. Mamma mia. Ragazzi, non parlerò più di queste cose, mi fate sentire vecchio. Quanto tempo potevi stare fuori? Dipende. Esatto. Dipende da adesso lui mette poi dice siamo noi scatologici. Lasciamo bene. Giovanni, ci sono incontri, scontri? Abbiamo il corso di curriculum, che sarà il 12 agosto, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. E appunto. Insomma, potete chiamarci sempre qua, 79564-2744, o mandare un'email a Giovanni, giovanni.bressani@coasit.org.au. Io non ci sarò fino a settembre, però insomma ci sarà sempre Giovanni. Come? Scusa? No, qualcosa mi è sfuggito. Non ci sarò fino a settembre. Da quando? Dalla prossima volta. Cioè, vai di nuovo in Italia. Dopo un anno. Dopo un anno. Il tempo vola. Giovanni, questo è esagerato. Ma quanto guadagni? Ma mi stai confondendo con qualcun altro, che è sempre in Italia. Se vabbè, quello non facciamo nomi. Non facciamo nomi, ma Fabio lo sa. Ecco. Insomma, continueremo. Poi ci sarà anche il Ferragosto, fra un po' ci saremo il Ferragosto a Firedock, saremo anche lì. E niente, continueremo le nostre attività. Poi da settembre ripartiremo con nuove attività, con nuovi corsi, eccetera. E Paolo è concentrato su quanto No, assolutamente. No, è anche un po' intristito dal fatto che comunque non ci sta per un mese, soprattutto che dovrà fare a che fare soltanto con me. Soltanto con te. Purtroppo mi spiace. Vabbè, ma lui è un tipo silenzioso. Vabbè, poi ci sarà Ingrid la settimana prossima, che tornerà appunto a parlare di studio in visa. Tornerà Giulia e parleremo insomma ancora di visti lavorativi. Il prossimo mese tornerà anche Giulia. La domanda, queste sono le solite, io non te le passo, perché matrimoni di nuovo. No, questo qua vorrebbe trovare lavoro, lui è un pianista accompagnatore presso il Teatro San Carlo di Napoli, classico, cioè da tante esperienze, ha 41 anni, eccetera, potrei far venire in Australia con un contratto da artista e come fare per chiedere, non lo so, assolutamente non ho più pallida idea perché è un ambiente così chiuso. Esiste uno sponsor, non so se è una domanda molto ampia. Sì. Nel caso in cui ci fosse uno sponsor si può verificare se ci sono anche requisiti. So per esperienza personale che è un ambiente chiuso al massimo, anche perché non ci sono diciamo troppe persone in Australia, siamo appena quasi 20 milioni, 20 milioni. No, meno, 23-24 milioni. No, siamo così sui 30. Sì, no, sono 27 milioni di persone in territorio grande 24 volte l'Italia, insomma, siamo ancora pochi, la stagione lirica, sinfonica non è che dura come in Italia, non è... Però attira molto pubblico. Sì, attira molto pubblico. Io sono stato all'opera del discorso, c'è da dire che secondo me le storie non sono molto abituati all'opera, da come vengono vestiti, da come si comportano durante... Però vabbè, insomma, hanno dei... Abbiamo capito, però se non puoi battere i piedi e urlare cioè quando entri dentro non li cantano. Ma è un'opera tempo fa, fu alcuni battevano i piedi sulla... Sì, c'è gente in pantaloncini e maglietta, vabbè, che comunque pure inverno, voglio dire, cioè... Ma mettilo un jeans, quantomeno. Comunque avevate ragione voi, sono 23 milioni.
secondo Wikipedia è stata una fonte. È aggiornata Wikipedia? Sì, beh, Wikipedia insomma, dice sempre la verità, quindi... Giovanni è un po' berlusconiano, tende un po' a aumentare le cifre. Come diciamo, così il lavoro, se sono così. Ottimista. È il profumo della vita, ottimismo. Sì, ottimismo. Meno male che c'è questo profumo della vita. Giulia, volevi aggiungere qualcos'altro? Ci sono stati qualche cambio magari ultimamente? Quello che in realtà volevo fare era rispondere a un'altra domanda che avevi fatto attraverso Marco. Era come, qual è la differenza tra la residenza permanente e la cittadinanza? Cioè, quali sono, immagino, i diritti? Esatto. Chiaramente la residenza permanente non ti permette di votare in Australia. Per quanto riguarda... altri diritti come la possibilità di usufruire del servizio sanitario, sono gli stessi, e anche per quanto riguarda l'istruzione pubblica, nel caso ci siano dei figli. O Centrelink, lo stesso. Centrelink, le stesse cose. Ma chiaramente un cittadino non solo può votare, ma essere cittadino ti garantisce uno status che la residenza permanente non ti offre, perché... C'è un limite di 5 anni entro i quali, dopo aver ottenuto la residenza permanente, per uscire e rientrare dall'Australia è necessario richiedere un visto che si chiama Resident Return Visa. Mentre con la cittadinanza puoi entrare, uscire dal paese, vivere fuori dal paese, cioè sei libero, sei molto più libero di fare scelte anche al di fuori dell'Australia. La domanda che fanno alcuni ragazzi: la residenza permanente si può perdere? Ma in teoria no, però se vivi per molto tempo fuori dall'Australia, di nuovo devi dimostrare di avere dei vincoli con l'Australia per poter rientrare con un Resident Return Visa, se già hai oltrepassato i 5 anni di residenza permanente. Ma questo ha una logica, perché il governo australiano vuole incentivare l'integrazione dei residenti permanenti nella società. Quindi se ci sono i requisiti, già la cosa migliore, quello che noi consigliamo, è già richiedere la cittadinanza. Adesso, quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza? Sono quelli di vivere in Australia per un periodo, legalmente chiaramente, di 4 anni e senza aver lasciato il paese per più di 12 mesi cumulativi, in questo periodo di 4 anni, e gli ultimi 12 mesi prima della richiesta della cittadinanza, la persona, il richiedente, deve essere stato qui in Australia come residente permanente. Quindi di questi 4 anni, gli ultimi 12 mesi... Cioè l'ultimo anno deve essere sempre... Come residente permanente, lo status deve essere residente permanente. E questi sono i criteri. Poi chiaramente c'è anche il test della cittadinanza, che è veramente molto difficile, ragazzi. Veramente. Penso che sia molto facile. C'è ironico, chiaramente. Sì, sì. Io aggiungerei anche il fatto che comunque... L'inno nazionale lo devi sapere. Beh, no. Non è nel test. Io ce l'hanno fatto cantare. Sì. Sì, vabbè, ti danno il foglio. Vabbè, io aprivo solo la bocca. Come i cacciatori. Cioè, eravamo 40 persone, dentro, più di 40 persone. Sai quando... Eravamo 65. 65. Poi ti fanno scegliere. Sì. Fanno ancora scegliere se vuoi giurare davanti a Dio, davanti alla regina? Sì. No, non c'era più la regina. Nessuno dei due giuramenti. Vuoi scegliere davanti a Dio o senza la parola? E senza la parola. Sì. Diciamo quella versione religiosa o laica. Vero. Anche perché la regina è Dio, insomma. Cioè, laica che vuol dire? Si sovrappongono, sì, sono fai vicini di casa. Laica non è più un giuramento, fai una promessa alla nazione. Sì, diciamo sì, alle credenze democratiche, al sistema di regole, eccetera. Insomma, è una cosa molto, molto veloce. Vegemite, eccetera. No, non c'è. Invece nella giurare no, perché certe volte si giura, insomma. È un atto religioso il giuramento, secondo me, poi non lo so. È una bella sensazione quella della cerimonia. Infatti con Giulia ne parlavamo, la giusta Giulia la farà fra qualche giorno, purtroppo. Purtroppo c'è un sovraccarico di cittadinanze che devono conferire in questo periodo, e quindi noi andremo solo alla sede di Lee Street del Dipartimento di Immigrazione per fare il giuramento e ottenere il certificato senza la cerimonia formale. Che va benissimo comunque. Sì, è più veloce perché non devi aspettare tutti i nomi. Insomma, un momento speciale per sì, questi. Sì, è vero. Diciamo non è regalato. Anche invece in questo caso non possiamo portare invitati. Perché... Io volevo aggiungere soltanto una cosa veloce sulla cittadinanza. Sì. Che anche molti lavori, non essendo cittadini, si può accedere a diversi lavori che non si
fare, quasi si caso, può cedere quello da sé. Per quanto concerne alcuni artisti, suonatori di pianoforte, cantanti, eccetera, se non si è cittadini non si possono neanche fare le prove, i provini, eccetera, per accedere. Questo no, se non lo sapevo, mi riferivo soprattutto ai lavori, per esempio, governativi, oppure che poi non cambia niente, perché comunque se non hai una buona spalla, dei buoni polmoni non esterni, che pompano un po' di più di quelle che c'è anche in Australia? In un certo ambiente sì, purtroppo, in un certo ambiente purtroppo sì, sì. Ogni mondo è paese, cara mia. Ecco, noi portiamo la nomea, gli italiani, però poi dopo... fanno anche in altri posti la stessa cosa. Dobbiamo chiudere, salutiamo e annunciamo la prossima canzone. Grazie a Virginia, grazie, auguri, in bocca al lupo per te soprattutto. E grazie a Giulia, ti aspettiamo il prossimo mese. Marco, fai un buon viaggio. Grazie mille. Ecco, però se mangi qualcosa che non possiamo mangiare noi, ti devi rimanere qua, non devi andare nessuno giù, perché sai. Io tocco tutto. Giovanni. Sono io, la stena, spero ci sia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.